Ci sono anche i comuni bellunesi di Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo nell'elenco stilato dalla regione che ha formalizzato lo stato di crisi per le avverse condizioni meteo dello scorso weekend. Sabato sera le prime avvisaglie con una tromba d'aria venasse di Cadore che ha sollevato i tetti di due case. In Valle del Boite si è temuto il peggio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né evacuati. Nelle stesse ore una frana si è mossa fra Sottogude e Malgaciapele in comune di Rocca Pietore e ieri una colata di acqua, detriti e fango ha investito la 51 di Alemagna nel clou del controesodo. Mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto con i vigili del fuoco di Belluno. E da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco quello che mi è stato detto, si è riempito il bastone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con le pale gommate del personale dell'ANAS hanno consentito di liberare una parte della carreggiata in pochissimo tempo e la circolazione è ripresa a senso unico alternato. È già alle 22 il traffico è tornato regolare in entrambi i sensi di marcia. Stamattina il presidente Zai ha annunciato lo stato di crisi sulla base dei dati ricevuti dalla Protezione Civile. Noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo che sono i detriti di Acquabona per capirci. Domani mattina a Palazzo Balbi saranno disposti gli interventi di somma urgenza, ma intanto nel bellunese polemica per i lavori ad Acquabona, perché non è la prima volta dall'inizio dell'intervento di contenimento della frana che la vasca risulta insufficiente. E con i mondiali sempre più alle porte, la richiesta da più parti è di abbandonare quell'inutile e oneroso progetto di realizzare una galleria in destra Boite per risolvere per sempre l'attraversamento di San Vito e della frana di Acquabona.